Stavo scherzando, logicamente. Noi siamo la Lega, l'unica che qualche mese fa ha dato delega al presidente Gravina, sottraendosi poteri per quanto riguarda la riforma. Se l'avessero fatti tutti, saremmo molto più avanti di quello che siamo attualmente. Gabriele Gravina, che è profondamente convinto di una riforma e di ragionare su una riforma a sistema, ci ha dato un appuntamento che è quello di novembre. Noi abbiamo ulteriormente dato una mano in questa direzione quando abbiamo detto che nella prossima assemblea a metà settembre io porterò la questione relativa al fatto che no, di non procedere più per quanto riguarda le riammissioni e i ripescaggi, in modo tale da dare un'ulteriore spinta verso una riforma. La nostra idea è abbastanza semplice dal punto di vista della riforma. L'Italia ha bisogno della riforma del calcio italiano perché deve riprendere una competitività. Per fare questo occorre logicamente una rivisitazione dal punto di vista delle risorse economiche, a partire dalla Melandri, in modo tale che ci sia una sostenibilità economica. Occorre quindi una capacità che metta alle spalle una visione prettamente rivolta al proprio interno di Lega. Ognuno dovrà pagare dei prezzi che io logicamente difenderò l'interesse della Serie C, perché questo è il mio compito, ma in un'ottica di sistema, sapendo che ogni Lega deve pagare pegno se vuol fare una riforma. È giunto il tempo di farla. Questa stagione non cambia nulla. Poi la discussione che ci sarà a novembre riguarderà eventualmente l'inizio della riforma dal prossimo campionato, però per questa stagione non cambia nulla. Tutta la procedura che riguardano le promozioni e le retrocessioni, play-off e play-out, è identica. Per quanto riguarda i gironi, non è stata una scelta dei presidenti, che hanno scelto di andare sull'orizzontale pensando che in questo modo si potesse o si potrà risparmiare dal punto di vista economico e finanziario. Io personalmente sono per fare i gironi nazionali, ma in questo momento, per le questioni pandemia e le risorse economiche, non è possibile.